Si rinnova l'appuntamento con la piccola grande Olimpiade per disabili organizzata dal CONI provinciale di Napoli. L'evento, giunto alla sua 8ª edizione, si terrà sabato nella consueta cornice dello Stadio Collana. La kermesse Insieme nello Sport, caldeggiata dall'assessore allo sport Alfredo Ponticelli, punta a sostenere i ragazzi diversamente abili di tutta la Campania. Arrivati quest'anno all'8ª edizione, dobbiamo ringraziare il CONI provinciale, il presidente Amedeo Salerno che ha sempre creduto in questa bellissima manifestazione. Si tratta sicuramente ormai di un classico del panorama sportivo napoletano. Una piccola grande Olimpiade per disabili che vedrà impegnati tantissimi ragazzi disabili nelle più varie discipline sportive. Lo scenario sarà tutto allo Stadio Collana, un complesso sportivo a noi sicuramente molto caro. E quindi sabato mattina il Collana sarà protagonista di questa bellissima iniziativa. Mi corre obbligo ringraziare tutti coloro che operano nel sociale e che fanno sì che lo sport per disabili venga attuato sempre di più, soprattutto nel quotidiano, e quindi non sia un fatto isolato soltanto legato a questa manifestazione. Una battaglia quindi che prosegue nel corso degli anni. Sì, la dobbiamo proseguire perché dobbiamo tutti lavorare per l'integrazione sportiva, ci vuole la cultura dell'integrazione e noi lo stiamo facendo di tutto e stiamo sollecitando sempre di più le società a favorire lo sport non solo per domodotati ma anche per diversamente abili. È giunta l'8ª edizione, ormai è una tradizione, sabato prevediamo di avere al campo del Collana 2000 ragazzi che esibiranno in 20 diverse discipline sportive. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Provinciale del CONI. Sì, il Comitato Provinciale del CONI, con l'ausilio del Centro Sportivo Italiano e della Polisportiva Pro Grangiani. E si svolgerà praticamente all'inizio alle ore 9.30 con una sfilata di ragazzi e poi questi ragazzi, più che 300 di questi 2.000, si esibiranno nelle varie discipline sportive.